È un brawler che porta tante novità, perché il pass, il primo pass di questo 2023 sarà effettivamente un pass un po' rivoluzionario, e quindi ho deciso di fare un video su una serie di cose, una serie di consigli, e soprattutto dove rispondo anche ad alcune domande che mi avete fatto. Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo anno, esatto, perché siamo nel 2023, oh mio Dio, non ci credo. Non è assolutamente cambiata solamente una cifra sul calendario come succede tutti i giorni, siamo nel 2023, oh mio Dio. Scherzi a parte, spero che abbiate passato un buon fine anno e che possiate cominciare questo nuovo anno al meglio. E noi lo facciamo con un nuovo video su un nuovo brawler che uscirà proprio domani. È ovviamente Mandy. È un brawler che porta tante novità, perché il pass, il primo pass di questo 2023 sarà effettivamente un pass un po' rivoluzionario. E quindi ho deciso di fare un video su una serie di cose, una serie di consigli, e soprattutto dove rispondo anche ad alcune domande che mi avete fatto. Ecco, magari facciamo subito un passo indietro e parliamo più che di Mandy, del pass. Perché come tutti sappiamo, dovremo per forza di cose raggiungere la soglia 30 per sbloccare Mandy. Una volta noi cosa facevamo? Una volta si intende semplicemente l'anno scorso, ferma, vabbè. Facevamo un box opening, ok, dove cercavamo di ottenere gli skip dorati, ok, quelli che davano i raddoppia gettoni. Ecco, infatti cominciamo a parlare dei raddoppia gettoni, ragazzi. Ora che non ci sono più le casse, non ci sono neanche più gli skip dorati, quindi ha molto più senso shoppare i raddoppia gettoni. Attenzione però, questo non vuole neanche dire che dobbiate buttarvici a capo fitto sul shoppare i raddoppi gettoni, perché vi danno una mano, costano poco, ok? Però io mi immagino un utente free, completamente free, che non gemma mai. Anche se avete qualche gemmina in più, tenetela da parte per shoppare i pass, ragazzi, che sono sempre la cosa più importante. Ah, ovviamente oggi dovrebbe essere anche l'ultimo giorno, tra l'altro, per shoppare il pass 15, quello attuale, se non l'avete ancora shoppato. Prendere tutte le ricompense extra, ok? Ma soprattutto, se non l'avete ancora prese, prendete le ricompense gratuite, ragazzi, le gemme, perché sono ben 90 in tutto il pass. E in teoria dovreste avere ancora, oggi è proprio l'ultimo giorno, primo gennaio 2023, il rimborso del 50% delle gemme spese, quindi vi torneranno indietro 80 gemme che hanno un valore praticamente di 6 euro, e quindi vi piglierete il pass 15, tutto quanto, vi sbloccherete Buster, la skin e quant'altro, ovviamente se avete giocato sta season, e vi sbloccherete gratuitamente il pass di Mandy che esce domani 2 gennaio. Ecco, altra piccola cosa che calcoliamo subito in insieme: quanto durerà il pass? Il pass esce appunto il 2 di gennaio. Adesso dura 8 settimane in teoria, quindi un totale di 56 giorni. Quindi il pass nuovo lo dovremmo vedere il 27 di febbraio. Calcolate che il 15, buonanotte, il 14 è San Valentino e uscirà l'ultima skin. Quindi potremmo anche azzardare, ma molto con le pinze quello che sto dicendo, ragazzi, un Brawl Talk tra il 15 di... buonanotte. Tra il 14 di febbraio, non so perché mi viene a dire che San Valentino è il 15. Boh. Spero che la mia ragazza non stia guardando questo video. Vabbè, al massimo si arrabbierà quando le arriverà il regalo il giorno dopo. E tra il 27, appunto, in quel range ci potrebbe essere un Brawl Talk. La tocchiamo molto piano, ragazzi. Detto ciò, comunque, chiudiamo il discorso delle gemme e del pass dicendo che anche le ulteriori gemme che potrete farmare, tenetele sempre da parte per i pass successivi. Quindi il 17esimo pass, il 18esimo, tutti quelli che ci saranno. L'unica cosa che possiamo, tra virgolette, farmare a questo punto sono le ricompense bonus, le bonus rewards della fine del pass. Ah, ovviamente l'unico modo per andare avanti con le ricompense bonus, ragazzi, è fare missioni, cosa che io non ho fatto tantissimo in questi giorni. Lasciamo stare, Capodanno lo passerò a fare missioni, ma dettagli, ok? Infatti ho visto che molti stanno facendo la stessa cosa che sto facendo io, come vedete, cioè non le stanno prendendo a costo di rimanere, come nel mio caso. Questo qua è il mio account principale, vi faccio notare, praticamente a secchissimo di oro. Però i crediti, ragazzi, si possono tenere da parte, non tanto per Mandy, perché sarà un cromatico, ma non vanno nella fama, ok? Ovvio, chi vuole farmare la fama purtroppo deve per forza prendere le ricompense bonus, ma chi non lo fa, tenendosi le ricompense bonus, si porta avanti per sbloccare i brawler che usciranno in futuro. Quindi diciamo che come tips andiamo anche oltre Mandy in questo video. Un'altra cosa molto importante infatti riguarda la Power League, ragazzi, e anche la Club League se vogliamo. Quest'ultima infatti con i clan coin è diventata importantissima, perché con i clan coin, ragazzi, possiamo avere un modo semplice per andare a prendere tramite il club shop i powerpoint o l'oro, seconda di cosa ci servirà per Mandy, per potenziarla, perché poi dovremo pur maxarlo sto brawler. Mentre cosa ancora più importante, la Power League, appunto, perché vi ricordo che qui sarà disponibile la nuova skin di Ash Pignatta. Mi raccomando, non riduciamoci sempre all'ultimo minuto per sbloccare la skin, ragazzi, della Power League. Sono 60 round vinti, molto easy, e vi pigliate la skin non proprio gratis, ma con i punti stellari, che sono sempre quella roba che abbiamo in abbondanza a caso. Comunque qua stiamo andando fuori tempo.
tema. Il video è incentrato su Mandy, quindi da qua in poi parliamo solo più di lei. Per forza di cose, essendo un cromatico, si parla di pass, di season. La prima cosa che vi voglio dire per quanto riguarda Mandy riguarda le skin. Infatti questo brawler cromatico ne avrà ben due. La prima sarà Mandy Rapper, che sarà disponibile fin da subito, quindi appena sbloccate il brawler questa ve la portate subito a casa se volete, con 29 gemme. È un solo cambio estetico, quindi carino per il fatto che ha un microfono al posto dello sparacaramelle, ma fine della fiera, non ha colpi strani, non ha robe speciali, è una skin molto economica, però secondo me è già interessante per non giocare sempre la stessa skin base. Ovviamente ragazzi, la skin più bella rimane quella della fine del pass, ovvero Magma Mandy o Mandy Magmatica in italiano. Veramente molto bella l'animazione, veramente molto bello il brawler, veramente molto bello tutto in generale. Guardate anche la basetta, avete visto come la lava dopo un po' si raffredda, diventa scura e sparisce. Ha un sacco di piccoli dettagli veramente veramente interessanti. Ben fatta, forse una delle skin di fine pass più belle di sempre. Devo essere sincero, alcune skin come ad esempio quella di Buster con la motosega, poi provandole quant'altro, non mi hanno fatto impazzire così tanto. Questa, per come la sto usando e tutto, mi sta piacendo veramente un sacco. Però attenzione, perché questa avrà un costo di 149 gemme ragazzi in futuro, quindi non ha senso shopparla dopo, a meno che proprio uno non cominci a giocare a Brawl Stars dopo. Se avete la possibilità ragazzi, shoppatela col pass. Con 169 gemme vi pigliate tutto, il brawler, questa super skin e anche, vi ricordo, la skin di Nita con l'orsetto gommoso, che ogni volta che lancia un orsetto gommoso cambia colore. Molto molto carino questo dettaglio. Ci saranno anche come sempre le varie emoji esclusive con il pass, insomma non serve che ve lo spiego. Io come sempre vi ricordo, se vi va, di supportare col codice FR quando fate le vostre shoppate. E passando a quello che è un pochettino il punto di vista più tecnico del brawler, rispondo anche qua a una domanda che è molto importante, GG a quelli che me l'hanno fatta, ovvero Mandy uscirà con il primo gadget e la prima star power, che sono rispettivamente queste: caramellizzatore, che gli permette di rallentare per 2,5 secondi il nemico che va a colpire col colpo successivo all'attivazione di questo gadget, quindi insomma un bel rallentamento. E la star power invece, dolce cecchina, la velocità della caramella aumenta del 20% quando la concentrazione è al massimo. Se non sapete cos'è la concentrazione, lo vediamo tra un attimo. Per ora vi basti sapere che se dovete spendere oro e come me ne avete pochissimo, la star power consigliata è appunto quella dolce cecchina sicuramente. Cioè vi consiglio la star power, meglio, perché la star power ho detto ce n'è una sola, però tra gadget e star power vi consiglio la star power, quindi spendere qualcosina in più ma per avere effettivamente il colpo più veloce. Ma ragazzi, valuterei anche i gear, non li consiglio quasi mai, ma nel caso di Mandy mi voglio sbilanciare, perché diciamo che rispetto ad altri brawl dove gadget e star power sono veramente fondamentali, necessari aggiungerei, tipo faccio l'esempio che ho fatto nel video della guida alla Star Road, quello che vi lascio qua in sovraimpressione, che tra l'altro, visto che vi è piaciuto un sacco, bacione, grazie mille come sempre. Ems appunto, senza il suo gadget perde tanto valore, ok, diventa sicuramente molto più complicata, invece col suo gadget è un vero e proprio anti-tank. Per altri brawler tipo Otis invece è la star power a essere veramente fondamentale, perché gli dà letteralmente un colpo in più su tutte le hit, o meglio una hit in più su tutti i colpi, vabbè avete capito. Ecco, a differenza loro, Mandy è un brawler che secondo me può fare già un pochettino più a meno dei gadget e star power. La star power secondo me resta la cosa più importante, ma se avete poco oro magari un investimento sui gear potrebbe non essere male, perché io ho visto particolarmente utile il gear del danno. Avendo tutta questa gittata è facile che lei magari prenda danno, riesca a rimanere nelle retrovie e continuare a sparare ma con dei colpi potenziati. Quindi valutate voi, ma questa potrebbe essere un'altra importantissima cosa da fare con Mandy. In ultimo ma non per importanza, vi ricordo che ho fatto un vero e proprio video dedicato a tutte le curiosità su Mandy, che vi lascio qua in sovraimpressione, che non serve che vi vado a rispiegare tutto, ovviamente se vi interessa lo trovate lì. Ma ci sono due cose molto importanti che vi ricordo su questo brawler. La prima cosa che bisogna assolutamente ricordare con Mandy è la dinamica della concentrazione, cioè quando lei si muove la sua concentrazione va a zero, quando si ferma inizia a concentrarsi e nel giro di 1,5 secondi sembrerebbe, come vedete lì si riempie questa barra e cambia proprio anche posizione lei. Guardate che figata, vedete, proprio si mette in posizione più concentrata e spara veramente super 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 lontano, ma mai tanto quanto con la super appunto. Quest'ultima è importantissimo sapere in quanto si ricarica. Allora, con i colpi normali si ricarica con 1, 2, 3, 4 e 5
colpi normali. Ma la vera cosa broken è che quando lancia la super, se colpisce più di un nemico, ne ha già un'altra a disposizione. Cioè, se voi riuscite a fare delle doppie hit, ragazzi, guardate qua, riuscite a spammare la sua super all'infinito. Ok? Cioè, è veramente, veramente tanta roba. E quindi prendetela bene, la mira con questa super, e ricordate di cercare sempre la doppia hit, perché con la doppia hit vi fate la ulti nuovamente. Cioè, potete spammare ulti all'infinito. E quindi, insomma, queste erano tutte le cose da fare, da sapere, anche come avete potuto vedere in questo video su Mandy. Spero che siate tutti quanti super super pronti. Ho voluto fare questo video perché comunque oggi è già il primo di gennaio e abbiamo parlato di lei ormai il 12 di dicembre, quindi praticamente mezzo mese fa, e qualcuno di voi chi shoppa probabilmente la comincerà già a sbloccare da domani, ma la maggioranza la sbloccheranno solo nei giorni successivi, e quindi probabilmente passerà più di un mese da quel video. E fare una sorta di ripassino e andare anche a capire come gestirò certe cose, come la sparizione degli skip d'oro, insomma, mi sembrava un update importante da darvi. Questo è tutto, noi ci becchiamo alla prossima. Un salutone, ciao belli.